Bentornati su ManaTube. Io sono Spec, questo è Damian. Ciao. E in questa puntata faremo un qualcosina di nuovo, guarderemo tutte le leggende di M21, quelle nuove, per poterle analizzare, per poter vedere un pochino quelle che vi possono piacere di più. Sì, esatto, qualcosa per Commander, qualcosa di nuovo, vogliamo provare a fare questo nuovo video, ma prima vi ricordiamo sempre che se volete supportarci, ricordatevi sempre che un like, un'iscrizione o solo un commento è il modo migliore per aiutarci. E come diceva Spec, in questa edizione ci sono tante leggende per Commander di cui parlare, anche alcune molto molto particolari. Quindi passiamo subito alla sostanza di questo video. Assolutamente sì, passiamo alla fase principale del video e partiamo da uno di questi Commander particolari che è Varryn, il Tolarian Archmage, che è un 2-2 umano wizard che entra a 3, 1 qualsiasi e 2 blu. E dice che quando entra in gioco puoi fare tornare in mano un'altra creatura o un altro planeswalker in mano al suo proprietario e alla fine del turno, se una creatura, se un permanente è tornato in mano sotto il tuo controllo, che prima era sotto il tuo controllo, peschi una carta. È un comandante mono blu particolare, bisogna cercare di creare un meccanismo che ti permette di rimbalzarlo e ci sono certi obiettivi appunto che bisogna perseguire, appunto rimbalzarlo in modo ripetitivo e bisogna anche pescare assolutamente tanto, quindi sfruttare al massimo anche la seconda abilità, ma fare in modo che Varryn non costi più di 3. Cosa intendo, Damian? Sì, nel senso, rimbalzandolo magari mentre stai costruendo la tua strategia eviterai che Varryn venga giocato dalla command zone, ma piuttosto dalla mano, e quindi eviti di pagare di più. Varryn comunque ha un effetto particolare, ma necessita di costare poco. Se costasse tanto come effetto diventerebbe molto più debole. Quindi evitate, provate a proteggerlo in tutti i modi per evitare di doverlo rilanciare dalla comando. Assolutamente. Assolutamente sì. Adesso vogliamo consigliare qualche carta per qualche tipologia di carta, quindi più un concetto generale, non in sé solo la carta specifica, appunto carte che secondo noi sono fondamentali in questa tipologia di mazzo. Sicuramente carte che ti fanno fare ETB più volte e che ti raddoppiano se no gli ETB sono fondamentali, quindi gli Enter the Battlefield, cioè quando una creatura entra. Naban, Dean of the Iteration, per i maghi sicuramente una carta fondamentale, ma anche Conjurer's Closet, che è un artefatto appunto che entra 5, che in tutti i mazzi che vogliono sfruttare l'Enter the Battlefield gestito sulle creature, insomma, diventa una carta molto molto interessante. Ma come seconda tipologia di carte cosa abbiamo, Damian? Abbiamo una cosa un po' particolare, i rimbalzi simmetrici. Ci sono alcune carte, soprattutto nel blu appunto, che permettono di rimbalzare creature agli avversari mentre le rimbalzi a te. E questo è un vantaggio molto molto grosso, perché Varryn può rimanere sul campo di battaglia o se serve può essere rimbalzato per rigiocarlo dopo e rimbalzare, e magari, però se rimane sul campo di battaglia ti fa pescare una carta, quindi comunque è un bel vantaggio. Corfu, Runaway Together, sono carte che effettivamente passano molto in sordina, ma sono molto ma molto forti se messe nel giusto contesto, come questo tipo di strategia di mazzo, permettono effettivamente di scherzare proprio alcuni tipi di strategie rimbalzando sempre nel punto giusto. Istantanee, costano poco, molto molto importanti secondo me. Ma non bisogna solo scherzare, e infatti come terza tipologia di carte ci sono gli ETB molesti, comunque carte davvero forti che quando entrano in gioco fanno un effetto davvero interessante. Gilded Drake, quindi non solo carte costose di, cioè Enter the Battlefield, perché sì, entra sì, due, ma un'abilità davvero forte. Agent of Treasury, allo stesso modo, molto interessante riprenderlo in mano per rigiocarlo, oppure avere carte che ti permettono di rimbalzarlo. Sì, sono carte fortissime che se le rimbalzi, se te riesci a rimbalzarle dopo te le riprendi in mano tu, Gilded Drake in particolare può completamente mandare a rotoli delle strategie, cioè fa impazzire la gente. La carta più cercata in Centurion, ci sono gameplay dove potrebbe essere lì, in effetti. Però, altra leggenda nuova, Gadrak the Crown Scourge, drago che entra con due qualsiasi, uno rosso, 5-4 con volare, che ha
un'abilità particolare che dice che non può attaccare a meno che uno controlli 4 o più artefatti. Però ha anche un'altra abilità triggerata che si attiva in end step. Metti tanti tesori sul campo di battaglia all'inizio della fase finale, quante sono le creature morte questo turno. Tesori sono i famosi treasure token che danno mana. Quindi, carta molto particolare, ma per questo non vuol dire che debba essere sottovalutata. Ha due obiettivi molto molto chiari. Uccidere tante creature tutte insieme e sfruttare al massimo tutto il tesoro che riuscite effettivamente a accumulare. E ci sono delle tipologie di carte ad hoc per questo. Prima fra tutte, il rosso è famoso per i danni a tutte le creature e quindi tipologia carte stile Wrath. Come può fare il rosso? Quindi 3 danni a tutti, 4 danni a tutti, meglio di no perché lui è 5-4. Ma ad esempio carte come Terremoto, Soffio di Darigat, perfetto, danno solo alle non volanti. Gadrak è comunque un volante anche se non può attaccare, quindi si creano molte token, molti tesori che poi possono essere sfruttati, vero Damian? Sì, perché sfruttare gli artefatti o questi tesori in particolare è davvero davvero importante. Hellkite Tyrant, una carta che praticamente potrebbe farti vincere la partita in pochissimo tempo. Anche il Kuldota Forge Master, una carta questa molto più particolare, ma non per questo meno forte. Arriva, può fare la sua abilità nel momento in cui non te l'aspetti, i tesori sono lì che aspettano di essere sacrificati e tu butti giù dal tuo mazzo una creatura enorme, artefatto, fortissimo. Ma c'è ancora più cattivi. Sì, big spell, carte grosse, quindi ovviamente uno è arrivato ad avere abbastanza mana, abbastanza tesori, anche in un momento abbastanza veloce della partita, perché comunque insomma, le creaturine ci sono, e puoi avere spazio per giocare un Miojin of Infinite Rage, quindi distruggi tutte le terre, forse qualche tesoro che è anche rimasto che mi riesce a gestire la faccenda, oppure Yujin, altra ristampa di questa edizione che ha fatto molto piacere a tutti i giocatori Commander, che carta... Sì, il fatto di riuscire a provare a velocizzare questa cosa in modo esplosivo, boom, turno 3, turno 4, io butto giù 6-7 tesori uccidendo un tot di creature, dopo, anche se passa un turno, ma sai, giochi a turno 4-5 una cosa che costa 8-9-10, ha un impatto sul board enorme. Sì. Ma passiamo a un'altra leggenda monocolor, ma ci spostiamo, andiamo al verde e parliamo di Jor-El Mowgli Recluse. Vabbè, Mowgli Recluse, Mowgli, che è appunto un umano druido 1-2 che entra uno qualsiasi una verde e dice che quando peschi la seconda carta di ogni turno crei un gatto panteroso, perché sono delle pantere queste qua, 2-2, sì. Delle baghire, esatto, e pagando 4 e 2 verdi fino alla fine del turno le creature che controlli hanno forza e costituzione XX, dove X sono le carte che hai in mano. Qui vediamo qualcosa davvero di particolare, perché vantaggio carte in mono verde, vabbè che ormai è una cosa scontata, no, però non era come comandante, come cosa. Obiettivi del mazzo: pescare 2 carte ogni turno, non solo nel tuo turno ovviamente, e avere comunque tante carte in mano appunto per sfruttare anche la seconda abilità, che è davvero interessante. Per pescare nel tuo turno abbiamo alcune tipologie di carte che Damian ci descriverà, almeno due, va bene, mi rovino. Sylvan Library, fortissima, peschi sicuramente abbastanza carte per poter attivare Jor-El, ma anche il Beast Whisper, sono carte abbastanza famose nel verde. Diciamo che Draw Matters, come si dice in inglese, non ne ha mai avuti tanti il verde e adesso finalmente deve un po' scontrarsi con sta cosa. Infatti la vera sfida è pescare nel turno dell'altro spec, ci sono carte specifiche ma non tante, quindi sono ancora più importanti. Assolutamente sì. La prima che ci è venuta in mente è Greater Good, che appunto come abilità attivata, quindi che la puoi attivare quando vuoi per sacrificare creature e pescare carte, insomma, probabilmente deve essere messa nel mazzo, vale la pena metterla. Ma ha anche Return of the Wild Speaker,
stampata da pochissimo, uno dei pochi instant verdi, se non l'unico direi, che ti permettono di pescare più di una carta, due, tre, poi carta davvero fortissima in commando. Sì, sì, sì. Abbiamo visto anche un'altra, diciamo, tipologia di carte che vale la pena poter introdurre nel mazzo, che sono appunto i raddoppiatori di pedine. Gli evergreen. Questi raddoppiatori, esatto, se vuoi dire te, Damian. Ah beh, sono... insomma, li conoscete, Doubling Season, Primal Vigor, carte che effettivamente fanno ancora più vantaggio dal fatto che fai pedine. È una cosa leggermente secondaria rispetto al pescare, però sapete bene che se lasciate indisturbati questi tipi di incantesimi chiudono le partite perché il vantaggio diventa troppo nel tempo. Andando avanti, adesso passiamo a Karvek the Spiteful. Carta molto particolare perché uno la vede e dice, bah, insomma, sembra un po' così. Un 3-2 che entra con due qualsiasi, due neri, e che ha una sola abilità statica. Le altre creature prendono un -1/-1. Allora, di per sé può sembrare una cosa che in Commander non impatta, cioè, però in realtà l'impatto lo può avere. Lo può avere come? Gli obiettivi però sono molto, molto specifici. Karvek gira sempre intorno alla strategia Aristocrats, giocando sul fatto che le creature degli avversari probabilmente entrano, ma se entrano potrebbero anche morire istantaneamente, nel senso che entrano e muoiono. E già questo è un ottimo attivatore di Aristocrats. E poi si vuole rallentare la partita. Mazzo nero, non è lento, ma gioca sul andare con lentamente in attrito, quindi serve effettivamente rallentare la partita o comunque gestire con delle tipologie di carte. Sì, tipologie di carte che vanno sull'Aristocrat, non il semplice muore una creatura, faccio un danno, guadagno, esatto, un punto di vita, ma più su Pitiless Plunderer, che ti crea un certo valore rispetto al mana, e Butcher of the Malakir, che permette di gestire un attimo il board, che sarà già abbastanza spoglio, comunque non così forte, malaticcio, esatto, diciamo, e questo insomma diventa interessante. Ma per rendere il board ancora più malaticcio ci sono altre tipologie di carte, no? Sì, 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 sì. Knight of Soul Betrayal, carta che io adoro, ma che non è facile incastrare in un qualche mazzo. Anche carte che magari avete visto meno, Curse of the Death's Hold. Sono carte che danno -1/-1 alle tutte le creature, quindi lentamente le creature diventano meno forti, si cominciano a fare meno danni, si cominciano a avere delle creature anche magari importanti che non si vuole far scambiare, però è l'unica che potrebbe fare qualche danno. Insomma, la partita prende una piega strana. Per un giocatore, magari per una strategia a cui non si è abituati, invece Karvek, che è proprio il mazzo fatto ad hoc, potrebbe essere molto molto difficile da gestire. E poi c'è la chicca. La chicca che ha come titolo i falsi regali, che appunto sono quella tipologia di carte che ti permette di sviluppare il sacrificio dando un qualcosa che alla fine non stai dando. A Croan Horse, cioè il cavallo di Troia, che appunto permette di dare questi 1-1 in giro che muoiono. Quindi se riesci a sfruttare questo morbid, diciamo, questo fatto che le creature muoiano, insomma, è assolutamente ottimo. Ma anche il Clockbridge Troll, che oltre ad essere una carta potentissima, neanche le tre pecorelle 0-1 dà in questo modo. Insomma, Clockbridge è proprio la carta ad hoc, perché il limite, ma che cosa drawback, il drawback non c'è, non esiste, perché non ce l'hai proprio. Sembra fatto apposta, perché entra a 5, Carve che entra a 4, quindi sembra proprio fatto ad hoc. E lui da 8-8 passa a 7-7, ma non cambia assolutamente niente. Passiamo ad un'altra leggenda, forse una delle più desiderate, dallo spoiler che qualcuno le vuole avere, il Mangara the Diplomat, che è una carta bianca, un umano chierico 2-4 che entra a 4, tra qualsiasi uno bianco, ha anche lifelink. Quando un avversario attacca con creature, con almeno due creature, te o Planeswalker che controlli, puoi pescare una carta. E addirittura, quando un avversario gioca la sua seconda magia per ogni turno, pesca una carta. Qui il Mangara è un sadico che vuole farsi attaccare perché crea parte del suo vantaggio tramite quello, e la parte più interessante da sfruttare secondo noi è proprio quella dei Planeswalker, perché i Planeswalker sono effettivamente una minaccia. Solitamente quando sono sul board
sia proprio incentivati ad attaccarli, quindi sviluppi l'attacco, la pescata, la possibilità di rigiocare altre carte. Planeswalker, il primo Planeswalker che come tipologia criticata, che si vuole pigliare dei pesci in faccia, e Gideon Yura, cioè il primo, proprio dice le creature mi devono attaccare. Sì. Poi anche gli altri Gideon molto interessanti, anche Gideon of the Trial, comunque... ti dice che se non puoi vincere la partita, se non lo attacchi, quindi cioè, insomma, ti metti in una certa posizione, diciamo. Sì, hai detto benissimo. Ci sono anche altre tipologie. Questi Planeswalker bisogna anche riuscire a farli tornare, poi, perché sennò una volta ammazzati finisce la pacchia e è finito tutto. Recursion, Brought Back, carta sempre un po' particolare, serve lanciarla col timing giusto, o anche Elspeth, Conquest Death, famosa, molto molto forte questa saga, fa da removal, fa da recursion dal cimitero, fa tante cose. E poi i tutori, perché come ha detto Spec, bisogna puntare tanto su questi Planeswalker, bisogna anche trovarli poi. Thalia's Lancers, Geru of the Open Eyes, sono carte che servono proprio per recuperare un po' di benzina, perché se i tuoi Planeswalker per un qualsiasi motivo venissero uccisi subito, anche solo da removal, bisogna avere la possibilità di dire ma no, ne ho altri, non ti preoccupare che ne porto altri. Esatto. Beh, direi che comunque è particolare Mangara. Cioè, non è una cosa normale che si faccia attaccare con tanta tranquillità. Sì. Poi dopo, multicolor, Niambi e Steam Speaker, figlia di Teferi, uno bianco, uno blu, 2-1 che entra con due flash. Quando entri sul campo di battaglia puoi riprendere in mano una creatura che controlli. Se lo fai guadagni tanta vita pari al costo convertito della carta che hai preso in mano. Esatto. Tappando anche un'abilità attivata, tappando uno qualsiasi, uno bianco, uno blu, e tappandola, puoi scartare una carta leggendaria e pescare due carte. Tante cose dentro un'unica carta, aspetta. Insomma, ci sono tanti obiettivi. Sì, assolutamente sì. Sicuramente servono delle creature con degli ETB, come poteva servire anche prima, ma qui abbiamo anche il bianco e assolutamente ti fa guadagnare vita e... deve essere fondamentale avere delle leggende, perché appunto ti danno la possibilità di utilizzare anche la seconda abilità, ma anche queste leggende messe nel cimitero, avere la possibilità, oppure anche solo le creature leggendarie messe nel cimitero, avere la possibilità di rimettere queste creature in gioco, quindi per fare un circolo completo positivo rispetto a quelle carte. Sì. Vediamo un po' le tipologie. Esatto, vai con gli ETB. ETB famose, prendiamo due, ma potrebbero essere davvero infinite le possibilità. Muldrifter, Karmic Guide, carte che fanno ETB. Muldrifter fa pescare, Karmic Guide ti riprende dal cimitero, quindi già c'è un po' di recursion sull'ETB, molto molto bene. Poi dopo anche le leggende. Ci sono come leggende assolutamente particolari, e abbiamo voluto mettere come esempio, sempre un esempio, leggende che possono avere un doppio utilizzo. Ad esempio Elspeth Sun Nemesis può essere scartata, ti fa pescare due carte e dopo la puoi giocare direttamente con Escape dal cimitero, oppure Oboro, che è una terra che trovata in late la puoi subito ciclare, trovata all'inizio la giochi, la usi, poi quando non ti serve più la riprendi in mano e semplicemente peschi due carte. Già, molto 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 interessante. C'è anche della recursion. Sì, assolutamente sì. Revelar, Rey e Dawnbringer sono carte che effettivamente ti permettono, Revelar ti riprende, rimette in gioco delle creature, quindi sempre bene, ma Rey è particolarmente interessante perché ha proprio un effetto costante nel tempo e quindi ti permette di rifare anche un po' il tuo tipo di gioco con Niambi. Se muore, dopo però la riprendi in mano, la rimetti in gioco, ma rimbalza, insomma davvero molto interessante, ovvio costa tanto, però è molto molto buono, bello come tipo di engine. Assolutamente sì. Continuiamo questa maratona andando avanti con un'altra leggenda. Terza volta che vediamo questa leggenda, sempre su Dominaria, Rada, Heart of Keld. Record. È molto interessante, è diventata interessante anche questa volta. È un 3-3 che entra 3, uno qualsiasi, uno rosso, uno verde. Fin tanto che è il tuo turno, attacchi improvviso, perché no? Puoi guardare la prima carta del tuo mazzo in un qualsiasi momento
e puoi giocare carte terra dalla cima del mazzo. Poi, pagando 4 qualsiasi, un rosso, uno verde, puoi farle prendere più X pari al numero di terre che controlli. Come avete suggerito voi già in alcuni commenti, Rada non può che essere un mazzo ramp, un ramp deck. Quindi bisogna sfruttare, bisogna avere come obiettivo il fatto di avere terre sul mazzo, per appunto nella fase principale, nella main phase, per poterle giocare, per fare un pochino di valore, e avere molto 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 mana, perché insomma è quello che vogliamo fare alla fine dei conti. Sì. Terre dalla cima del mazzo è una tipologia di carta molto particolare e abbiamo trovato due esempi davvero interessanti. Scouting Track, secondo me, secondo noi, non lo conoscete, appunto ti permette di mettere un qualsiasi numero di basiche in cima al mazzo, e con la seconda tipologia di carte diventerà molto interessante, e anche la Lodestone Bubble, che in un modo particolare ti permette di mettere carte basiche dal cimitero in cima al mazzo e poi pescare una carta. Ma sono strane queste carte sono strane, nel senso, non le conoscevo prima di iniziare a fare sto video, onestamente. Sono carte particolari che però in determinati mazzi diventano proprio azzeccate, c'è proprio poco da fare. Altre carte, altre tipologie, carte che ti fanno giocare più terre, famosissime. Azusa, appena ristampata, Minenden, una delle tante che ti fa giocare una terra extra, però Minenden ti dà anche travolgere, è una creatura, quindi attenzione, molto importante per Rada, per riuscire anche a dare una botta alla partita. E poi, infine, il Big Spell. Il Big Spell che, ovviamente, avendo tanto mana, a parte che sfruttarlo per l'abilità di Rada, vale anche la pena giocare anche qualche carta bella sostanziosa. Omnath, Locus of Rage, è sicuramente una carta forte, grossa, funziona con Landfall, quindi anche altre carte che puoi avere funzionano bene. E Nesting Dragon, tra le varie carte con Landfall, a parte la prima citata, secondo noi è molto bella, perché comunque creare degli 0-2 che possono avere una seconda vita, sì, sai, è sempre un qualcosa di interessante. Un mazzo verde, per un mazzo verde rosso, insomma, le tratte sono un problema. Sì, assolutamente. Passiamo adesso però a un'altra leggenda, questa molto molto nuova, diciamo, Rineseri Inseparabili. 4-4 che entra con uno qualsiasi e Naya, cioè uno rosso, uno verde, uno bianco. Ha due abilità innescate: quando giochi una magia gatto, metti un 1-1 bianco cane, quando giochi una magia cane, metti un 1-1 verde gatto. Inoltre, è un tappando uno rosso, uno verde, uno bianco, e tappandolo Rineseri infliggono danni a any target, quindi a qualsiasi bersaglio, pari al numero di cani, guadagni vita pari al numero di gatti. Insomma, sembra un po' un mischione da vedere così. In realtà, secondo noi, per Commander la cosa migliore da fare è una sola. Aspetta, giocate tanti gatti, tanti tanti gatti, neanche la gattara dei Simpson ne deve avere di più, perché ovviamente il gatto è stato strutturato di più nel tempo. I cani ce ne sono, come ricordava Damian a me, molti hound, molti segugi sono diventati dog adesso, quindi possono essere utilizzati, ma i gatti hanno una struttura sicuramente più forte nel tempo. Ma sì, cioè. Esatto, poi stai facendo delle pedine, ragazzi, qua bisogna andare, spingere. Rispetto a sfruttare l'abilità di Rineseri, tante creature che vanno. Sì, go wide a manetta, perché come hai detto te ne vale proprio la pena, con un mazzo che dice quando gioco una magia, gioco due creature praticamente, bisogna andare. Per le tipologie di gatti ne abbiamo selezionati due in particolare, il Fleetfoot Panther e il White Mane Lion. Sono due gatti che quando entrano puoi riprendere in mano, devi riprendere in mano una creatura come costo, riprendendoli in mano li puoi continuare a giocare, ovviamente non all'infinito ma con una costanza, permette di fare altri gatti, altri cani, e quindi diciamo che sono ad hoc per questo tipo di mazzo che ha bisogno sempre di benzina, bisogna sempre avere qualcosa da giocare. E poi il Go Wide Spec, insomma, sì, lo standard. Go Wide, carte probabilmente già dette in altri video, ma sono davvero molto forti. Qatar Crusade, in questo tipo di mazzo, come può non essere forte mettere segnalini in questo modo? E Beastmaster Ascension. Sì, creature, sì, che attaccano, sì, ce ne sono tante, ce n'è il doppio, e arrivare a dare un più 5 non è così difficile. E quindi anche bello cattivo,
bello cattivo assolutamente, avere dei 6-6 così che attaccano. Che girano per il campo di battaglia. Okay. Esatto. Gattino. Detto questo, arriviamo a un'altra leggenda monorossa, che è Subira Tulsidi Karavanir, ed è un 2-3, la moglie di Teferi. Sì, è la moglie di Teferi. È la mamma di Niambi. La mamma di Niambi, tutta la parentela abbiamo. È un 2-3 che entra 3, 2 qualsiasi, uno rosso, rapido, umano, sciamano, e che dice: pagando 1 puoi far diventare un'altra creatura che ha forza 2 o meno imbloccabile fino alla fine del turno. Ma, il bello arriva qua, pagando 2, tappandola e scartando la mano, fino alla fine del turno, quando una creatura con forza 2 o meno infligge danno da combattimento a un giocatore, peschi una carta. Quindi arriviamo ad avere alcuni obiettivi particolari, che sono avere tante creature potenzialmente imbloccabili, nel senso abbastanza piccole, quindi cioè non è che devono essere di forza 3, molto semplicemente, e poi per sfruttare tutto al massimo, finire la mano velocemente, insomma, avendo sì, creature piccole le metti in gioco velocemente, dopo cerchi di guadagnare carte. Come creature piccole abbiamo pensato ad alcuni esempi, ed è una tipologia di carta che obbligatoriamente deve entrare nel mazzo. Karizev Skyskip Rider mette 2 creature subito che attaccano, fanno pescare il doppio. Loyal Apprentice, abilità potentissima di Lieutenant, che ti dà un 1-1 tutti i turni in più, e quindi si fa sempre più danni. Sì, sì, sì. Però queste creature devono entrare, vero Damian? Sì, devono entrare, devono riuscire a fare dei danni, bisogna renderle il più evasive possibile. Infatti la seconda tipologia è evasività. Goblin War Drums, da Menas, Disruptive Tampering, ti permette di fare un colpo nel momento giusto. Sono carte di una tipologia enorme e molto vasta. Ne abbiamo prese 2, ma onestamente ce ne sono davvero tante. Potete scegliere in base a quelle che sentite che vi piacciono di più. O che avete, magari, non è che farebbe schifo. E poi c'è un'ultima tipologia, aspetta. La tipologia che è di carte che danno doppio attacco, perché abbiamo detto, dal via che le creature stanno entrando, stanno facendo danno, perché non farglielo fare 2 volte che si attivano il doppio. Berserkers Onslaught e Rage Reflection, una entra 5, l'altra entra 6, pressoché danno entrambe doppio attacco nel momento in cui serve, la prima solo negli attaccanti, l'altra sempre, ma insomma, fare il doppio di danno l'abbiamo visto interessante. Pensavamo subito a Extra Combat come tipologia di carta, possono starci, però hanno un costo di mana maggiore, quindi difficilmente... Sì, diciamo che il doppio attacco molto spesso lo metti giù come incantesimo e rimane lì, quindi dopo puoi utilizzarlo quando ti serve. Il doppio attacco, invece Combat Extra, spesso devi pagarlo nello stesso turno e quindi già dovevi pagare 2, ok, in Commander ci si arriva. Però se riesci a dire, vabbè, intanto io pago solo 2, come abilità molto molto forte, non sottovalutare, cioè ti dà una spinta per la partita davvero notevole. Ultima leggenda, ma non per importanza, Vito, Turn of the Dusk Rose, 2 qualsiasi, uno nero, un 1-3 che entra appunto con 3, con un'abilità innescata, ogni volta guadagni vita, non è un opponent bersaglio, un avversario bersaglio perde vita, e tappando 5 tra qualsiasi 2 neri, le tue creature hanno lifelink fino alla fine del turno. Alla numero 2 della top 10 delle carte di Commander, che vedete qui, effettivamente una carta molto molto forte, ha come unico obiettivo ovviamente quello di guadagnare vita in tutti i modi possibili, proprio dritti, lineari. C'è poco da fare, quello è quello che vuol fare questo tipo di mazzo, ma ci sono vari modi per farlo. Il primo è gain life, aspetta. Sì. Abbiamo identificato 2 carte fra le tante che ci possono essere, milioni di carte che guadagnano punti vita. Twilight Prophet, vantaggio carte, guadagni punti vita, top, ovvio bisogna avere Ascend, però insomma, capiterà. Sanctum Seeker crea un'ottima interazione fra il fatto di avere vampiri, il fatto di guadagnare vita, il fatto di fare danno, molto interessante come carta, anche perché struttura vampiro, struttura life gain, si fondono. Sì, si incastrano sempre molto molto bene, c'è poco da fare. Sì. Seconda tipologia di carte, Damian, cosa abbiamo?
Come si può? Seconda tipologia abbiamo tasse, ma è tasse un po' particolari. Cioè, abbiamo deciso di mettervi dentro delle carte che quando giocano gli avversari si attivano lo stesso, si attivano anzi, e quindi rende anche i turni degli avversari un po' complicati, altrimenti rischi che Vito sia un tipo di mazzo che gioca fortissimo nel suo turno, però dopo nel turno degli altri sembra poi in attesa. Ecco. Degli incantesimi Polluted Bonds di Shadowmoor e Curse of the Fools Winsome sono proprio carte che dicono: perfetto, nel tuo turno vuoi fare delle cose, sì, ma c'è da pagare per fare delle cose, si paga in vita. Cioè, sono carte, come vedete, che quando succedono delle cose, tipo giocare una terra, pescare una carta, cose che, diciamo, in Commander, o come in tutti i formati, succedono abbastanza, diciamo. E Vito si attiva, così è ancora più facile magari arrivare al proprio turno e dare il colpo di grazia, oppure chiudere la partita, vero Specchio, la terza tipologia. Sì, assolutamente, ma voi direte, oh, ma qua ci sono delle combo che bisognava parlare, infatti, terza categoria, quelle combo che Exquisite Blood, che abbiamo, esiste da sempre, una delle prime combo che uno vede e dice cavolo, è bellissima. Poi abbiamo il comandante che è diventato un pezzo della combo e che costa 2 in meno. Sì. Molto molto bella. E un'altra carta super interessante, Blood Tribute. Sinergia col vampiro, quando come costo addizionale devi tappare un vampiro e in poche parole uccidi, sciotti direttamente un avversario, perché gli fai metà della vita, guadagni metà della vita, rifai altra metà della vita e ragazzi, metà più metà fa intero. Chiarissimo, effettivamente. Vito ha tanto potenziale, può effettivamente svilupparsi in modi abbastanza particolari. Queste sono le leggende di M21, quelle nuove. Speriamo che il video vi sia piaciuto, fatecelo sapere nei commenti, noi così possiamo prendere spunto per i nostri video. Volevamo fare una carrellata generale e provare un nuovo tipo di video anche per darvi nuovi tipi di contenuti a voi che ci supportate. E se volete continuare, sapete, come vi abbiamo già detto, iscrizione, like, commento, sempre ci possono aiutare. Io sono Damian, questo è Spec, questo è Manotub. Alla prossima. A presto.